l'opportunità anche di parlare ai giovani, e quindi di avere rapporto con i giovani studenti, parlare di un corso di laurea attuale ed importante, visto che non solo per ragioni di delega, lo dico, ma perché è la realtà che stiamo vivendo, la necessità di avere gente preparata per affrontare anche la correzione dei danni fatti dalle generazioni, dalle nostre generazioni e dalle precedenti. Io non faccio valutazione rispetto al governo regionale, credo che il governo regionale conosca meglio di tutti, certamente di me, che sono a Roma, quelle che sono le condizioni e le necessità. Poi su quelle saranno le valutazioni, anche perché io queste valutazioni le faccio anche a seguito di valutazioni che ISPRA mi dà. Tanta gioia e tanta soddisfazione anche per il percorso che abbiamo fatto insieme con tutti i colleghi, tutto il personale, soprattutto tutti gli studenti di questa università. E adesso vivremo intensamente, come abbiamo fatto per i 5 anni precedenti, anche gli ultimi mesi del mandato. Abbiamo voluto fortemente la presenza del Ministro dell'Ambiente anche per rimarcare il percorso che ha fatto l'Università di Teramo in termini di sostenibilità intesa sia come azioni legate al nostro campus, alla nostra vita quotidiana, ma anche sostenibilità legata alla scelta dei nuovi corsi di laurea. Quindi un ringraziamento veramente sentito al Ministro, che insieme con il professor Di Salvatore poi farà una lezione magistralis proprio sull'ambiente, l'energia e la sostenibilità. Io auspico che i lavori possano partire immediatamente. Noi siamo pronti con il primo lotto legato al ridimensionamento, chiamiamo così, dei fondi. E siamo pronti anche con l'intero progetto. Volevo ricordare che il progetto è pronto da 2 anni, il progetto definitivo. Insomma, in questi giorni si sono dette tante cose, ma l'università è pronta da 2 anni con il progetto definitivo. Ci sono stati un po' di lungaggini legate alla validazione, però insomma noi siamo pronti e speriamo che questi fondi, seppur leggermente ridimensionati, siano disponibili immediatamente, perché noi siamo pronti con la gara europea.